Sesta edizione di Chef Chilometri Zero. Davide Del Torre, ristorante Cercebene, l'organizzatore possiamo dire. Sì, l'organizzatore, ma comunque è una coorganizzazione, visto che siamo i 5 ristoranti che collaborano in quella che è questa kermesse che approda nel nuovo anno del 2013 con la stagione invernale e con questa sesta edizione di Chef Chilometro Zero. Quindi sfida fra chef in quello che è un show cooking per i nostri ospiti. Radicchio e tartufo? Sì, naturalmente il motto del Chef Chilometro Zero, oltre ad identificare quelli che sono dei cuochi, tutti chef friulani, quindi a chilometro zero, anche quelli che sono gli elementi a noi favorevoli nella stagione e comunque a reperibilità qua vicino, no? Cioè nel senso, appunto, stasera siamo con i radicchi, essendo a fine ottobre, quindi incomincia la stagione, e col tartufo che sposa appunto la sua stagione. Ci sono due nuovi chef, perché ho visto nei vari menu che vengono preparati dagli chef, a parte Paolo Danelon e Luca Davidi, ci sono due nuovi chef. Beh sì, diciamo che appunto nella mia squadra abbiamo ben 3 chef, quella che compone il Cercebene, e allora alternativamente, essendo tutti friulani, li faccio appunto interscambiare nelle varie edizioni di Chef Chilometro Zero. Stasera abbiamo Maurizio Fantuzzi, appunto dell'Associazione Italiana Cuochi, a rappresentarmi appunto come chef del Cercebene a questa edizione. Molto bene. I vini che avete selezionato e che andranno abbinati ai piatti? Sì, questa sera abbiamo sposato i piatti con i vini dell'azienda vinicola Luisa. Si partirà come aperitivo da una bollicina di bolla gialla, per poi passare a dei bianchi e concludere col rosso, in quanto l'ultimo piatto si presta a essere mangiato con un buon rosso. Quanti piatti avete preparato? 4 sono i piatti, 4 sono gli sfidanti e numeroso è il pubblico di stasera che voterà la ricetta migliore. Luigi Falleschini, detto anche dagli amici Gigi Verdura. Esatto, confermo questo nomignolo che mi hanno appioppato, ma insomma me lo tengo. Senti, voi avete portato delle basi di verdura, possiamo dire, per quello che è stato un antipasto da preparare in questa serata? Sì, certo, qui ho portato, visto che il tema della serata è radicchio e tartufi, ho voluto portare dei prodotti a base di radicchio, logicamente, quindi ho portato una crema di radicchio di Mont che è stata fatta con il fogliame del germoglio del radic di Mont. Il germoglio lo utilizzo per essere fatto sott'olio, come la preparazione tradizionale nostra qua di montagna. Il fogliame l'ho utilizzato per creare questa crema che poi, a seconda diciamo dell'estro degli chef, può essere utilizzata per la preparazione di diversi piatti. È una crema leggermente amarognola, quindi si può sposare con diverse cosette interessanti. Luca David, quante volte ti abbiamo intervistato già per i tuoi fantastici piatti? Non sono mai troppe. Cos'è che hai preparato questa volta col tartufo? Certamente, allora la serata di stasera ci hanno detto di preparare qualcosa col tartufo e radicchio. Abbiamo pensato bene di abbinare il tartufo con la patata, che ci sta, patata, baccalà anche. Abbiamo fatto una crema di patate, un baccalà mantecato, una sfogliatina che sta a simboleggiare la terra e sopra la terra delle fettine di tartufo. Se noi andiamo, posso? Come no? Se vado ad alzare la sfoglia, sotto c'è il baccalà con la crema di patate. Poi uno rompe e mangia la soppe. Quindi diciamo che il piatto è stato preparato raffigurando la terra. La terra, sì, con sotto il tartufo, in realtà raffigurato dal baccalà, dalla palla di baccalà, mentre il tartufo viene lamellato sopra, che la clientela lo vede. Sono delle piccole cialdine di frico anche, e il radicchio di Treviso, dei germogli idroponici coltivati a Fossalon dell'azienda Kerk, un'aziendina che produce anche queste germoglietti fatti coltivati nell'acqua, quindi sono belli puliti, e abbiamo fatto il nostro bel piatto semplice. Chef Maurizio Fantuzzi, ravioli con radicchio di Monte. Monte e tartufo. Abbiamo pensato a un radicchio, non un radicchio classico, anche se non è momento di stagione del radicchio di Mont, però abbiamo, conoscendo dei fornitori che lavorano a questo prodotto, abbiamo approfittato per fare questo abbinamento un po', diciamo, i due gusti sono due gusti abbastanza decisi, allora da trovare
trovare un connubio tra le due cose per riuscire a valorizzare sia uno che il tartufo. Vi ho fatto un raviolo, il ripieno è dentro, fatto con della patata, del ridir di Monte, sale, pepe, non abbiamo aggiunto formaggio perché per non voler camuffare oppure tradire il gusto della radica della radica in montagna. Esternamente sono stati passati in un burro aromatizzato col tartufo e serviti sono una salsa inglese salata a base di uovo e panna, cioè il sale e del pepe, e per finire abbiamo messo dei pezzettini di radicchio di Monte e una grattugiatina di tartufo. Paolo Danelon, chef del ristorante Allegria che già conosciamo. Paolo, questo che piatto è? Uovo con salsiccia? Questo è un uovo alla salsiccia con radicchio di Treviso, crema di zucca, spuma di formaggio e tartufo. Praticamente all'interno di questa pallina che viene ricoperta di pasta di salsiccia profumata al tartufo, poi impannata, quindi passata nella farina, nell'uovo, nel pan grattato, c'è un uovo crudo, molto faticoso da fare. Sotto alla pallina c'è del radicchio di Treviso passato al forno, poi gratinato con del formaggio grattugiato, sotto c'è una crema di zucca fatta cuocere con la cipolla e del burro e una spuma al parmigiano, lamelle di tartufo ed è concluso il piatto. Quanto ci metti a prepararlo? Parecchio, cioè solo per fare l'uovo minimo ci vogliono 3 ore. Veloce. Esatto, un piatto proprio da fare a casa. In compagnia dello chef Marco Boccotti, cosa hai preparato? È vitello questo? Sì, è un carré di vitello scalzato, viene cotto a bassa temperatura per 12 ore, poi viene marinato sotto erbe aromatiche e spezie e gocce di tartufo. Viene presentato sotto un biscotto di tartufo con del radicchio rosso. In fianco c'è uno sformattino, un flan al radicchio rosso, con una pera particolare dalle origini molto vecchie friulane, si chiama Pettorai, con una schiuma di verduzzo che è praticamente cotta questa pera, il succo l'abbiamo con la schiuma l'abbiamo reso un po' tipo una nuvola, e poi tutto condito dal tartufo che è il piatto, l'elemento principale della serata. Anche tu, come gli altri, vedo che hai raffigurato la terra nei suoi vari livelli, quell'alberello gli hai fatto tu. Sì, un albero un po' così. Michele Luisa, enologo, quali vini sono stati proposti questa sera in abbinata chiaramente ai piatti a base di tartufo? Buonasera, stasera inizieremo con una ribolla spumantizzata, uno charmat lungo con 4 mesi di affinamento in autoclave, che come entrata sicuramente va molto bene perché è molto delicato, fresco, una bella spumantizzazione che si abbina bene agli antipasti. Poi andremo con un bel pino bianco, vino molto elegante, una bella complessità che sicuramente resiste al contrasto del tartufo, e poi andremo con un altro uvaggio che è un assemblaggio tra Chardonnay, Sauvignon e Friulano che si chiama Desiderium, un vino molto più complesso che come chiusura è molto indicato. C'è anche un fantastico dolce al tartufo, Paolo. Sì, praticamente abbiamo studiato sto dolce e raffigurando i vari strati della terra. Infatti sembra un po' la terra, no? Cioè la terra, l'erbetta, il funghetto. Esatto, si parte dalla parte sottostante che è una gelatina di arancia che simbolifica il nucleo della terra. La parte granitica della terra è fatta da un pan di Spagna al cioccolato e farina di mandorle, e poi c'è una mousse al cioccolato e profumata al tartufo sopra per far sembrare il manto erboso, è una polvere di pistacchi, e poi ci sono i funghetti e le fogliettine autunnali.